I nostri rappresentanti sono presenti, vi illustreranno e vi saluteranno per quello che riguarda le due manifestazioni. Gli artefici delle manifestazioni, in questo momento abbiamo la rappresentanza di Art Keys, però poi avremo anche Angela Riccio con la sua Story Riders, e da loro sentiremo, dalla viva voce loro, i progetti, le proposte, le idee che in qualche modo noi abbiamo sostenuto. Anna Luisa ci segue in questo percorso come moderatrice per quanto riguarda tutte e due le conferenze. Io lascio la parola a lei e iniziamo la prima. Grazie. Buongiorno e benvenuti. Allora, siamo qui nella sala istituzionale della Buccino Comuni Cilentani per presentare, insomma, come ci ha anticipato Giovanni, due importanti mostre per quanto riguarda la prima che vi introdurrò, che si chiama Art Keys, l'International Art Exhibition, che si terrà al Castello di Agropoli dal 5 al 13 ottobre. Prima di introdurla e di raccontare un po' della mostra, vorremmo passare la parola innanzitutto a chi ci accoglie qui, chi ci dà il benvenuto. A Paolo Ianni, che è il vicepresidente della Buccino Comuni Cilentani, che insomma ci racconta un po' il ruolo della BCC in questo progetto Sì. e cosa spinge la banca locale come la Buccino Comuni Cilentani a sostenere eventi di questo calibro. Grazie, buongiorno e mi fa piacere di vedere tutta un po' la stampa locale che è presente stamattina per questo evento. In modo particolare ringrazio l'assessore alla cultura di Agropoli che è sempre presente e gli artisti che dopo ci illustreranno questo primo progetto. Noi partecipiamo con entusiasmo a queste iniziative che solo con la cultura possiamo fare dei passi in avanti. La cultura è qualcosa che poco l'avevamo un poco trascurata. Noi eravamo convinti che solo con investimenti economici si potesse fare passi lunghi. Invece dobbiamo abbinare l'uno e l'altro. Noi rappresentiamo un pochettino il mondo economico, anche in un momento di crisi, però adesso stiamo cambiando rotta, il Presidente è molto orientato a queste iniziative e noi cercheremo di sponsorizzarle tutte. Chiaramente questo ci comporta degli impegni. Quest'anno in bilancio metteremo qualcosa di diverso per poter dare la possibilità anche alla carta stampata, a coloro che rappresentano il territorio, mi riferisco alle testate giornalistiche, mi riferisco alle televisioni, sono loro che possono promuovere il territorio. Noi ci crediamo in questa cosa. Per quanto concerne la prima rappresentativa, questa di Arte Chisse, che poi è una parola bellissima, chiave, penso che sia Made in Cilento, è la prima volta che viene. Sì, e questa è una cosa bella, oltre tante cose Made in Italy, noi facciamo una cosa Made nel Cilento. Sicuramente il ringraziamento va agli artisti che hanno voluto, insieme penso al Comune di Agropoli, portare avanti questa iniziativa. Noi siamo consapevoli di tutto ciò. Chiaramente questo è collegato alla dieta mediterranea, sicuramente, perché il nome è riferito sicuramente a quello, ma la cosa di base, la cosa che può trascinare di più è che dobbiamo essere più attenti al territorio, sotto il profilo ambientale. Noi molte volte lo diciamo, lo comunichiamo, cerchiamo, però in effetti poi non lo andiamo a rappresentare. Queste iniziative, in modo particolare rappresentate di artisti locali, lo vanno meglio a inserire sul territorio. Questo è un punto di vista mio molto personale. E solo così forse riusciremo a fare un passo più avanti. Oggi già qualcosa si è mosso, si sta muovendo un po' in tutta l'Italia, in tutto il mondo. Ma insomma, il problema base è che ci vogliono investimenti, investimenti forti, economici e anche di persone di buona volontà. E la cosa più bella, non me ne voglia nessuno, è vedere artisti giovani che si impegnano sul territorio. Noi dobbiamo fare in modo, noi come istituzione economica, di tenere queste risorse sul territorio, perché solo in questo modo qua noi riusciremo a camminare a passo lungo, se no faremo il passo corto come la cicala. Quindi
come la formica, e non va bene. Questo territorio è bellissimo, io ne sono innamorato, ci sono iniziative di grande portata, però molte volte queste iniziative rimangono isolate, rimangono ferme, mal rappresentate, mal, diciamo, gestite, ma non per colpa loro, perché le risorse economiche sono quelle. Io non mi voglio prolungare molto, e il Presidente dovrebbe arrivare da un momento all'altro, è impegnato a Roma, quindi dovrebbe arrivare da un momento all'altro, sicuramente vi porterà il saluto. Potete contare sulla BCC di Buccine e Comuni Cilentani. Chiaramente non con grosse aspettative, ma con cose importanti sicuramente saremo anche disponibili a qualunque profilo economico. Bene. Grazie e buon lavoro, e grazie in modo particolare a loro che fanno un lavoro sul territorio importante, molto importante. Grazie. Grazie, grazie Paolo Ianni. Passiamo subito la parola, e lo salutiamo caldamente, Francesco Crispino, l'assessore alla cultura del comune di Agropoli, che patrocina l'evento e ospita questo evento nella bellissima cornice del castello Angioino Aragonese di Agropoli. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Grazie per l'invito. Ritengo doveroso portare innanzitutto il saluto dell'amministrazione comunale, del sindaco Adamo Coppola. Un impegno di carattere istituzionale lo trattiene a Napoli stamattina in regione, e quindi sono io qui a rappresentarlo. Ritengo che con manifestazioni come quella che prenderà il via sabato abbiamo dato compiutezza a quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissati nel 2008, acquisendo al patrimonio della città il castello. Occorreva ovviamente non un'acquisizione fine a se stessa, ma occorreva riempirlo di contenuti, se non che di contenuti culturali, qual è quello che questi giovani artisti ci hanno proposto e che siamo stati felicissimi di poter patrocinare. E diamo il seguito a una serie di attività legate all'arte. Soltanto ieri terminano due mostre importanti, una su Andrea Guida, un'altra su San Francesco d'Assisi, sulla tradizione della sua presenza, a riprova che questo maniero che stiamo cercando di restituire nella sua completezza alla città possa ospitare manifestazioni di caratura internazionale. L'obiettivo è questo. Questi obiettivi si possono raggiungere soltanto se c'è una sinergia tra voi che proponete, e quando siete dei giovani a noi ci riempie di gioia, con gli istituti di credito locale che ringraziamo, che sono dei partner indispensabili. In Italia io ho fatto una ricerca, tutte le manifestazioni culturali più importanti, l'ho detto più volte a Giovanni, sono sostenute dagli istituti di credito locale, perché altrimenti solo con le risorse del comune, degli enti, non si va da nessuna parte. È doveroso anche in questa circostanza ricordare che il Comune di Agropoli, lo dico a voi perché non ho avuto il piacere in questi anni, io sono 12 anni che mi onoro di rappresentare la cultura in questa città dal punto di vista politico, di avervi avuto ospite nelle nostre location. Abbiamo delle location straordinarie oltre il castello, il Palazzo Civico delle Arti, dove c'è il museo, c'è un primo piano con delle sale adibite ad arte moderna. E in questa circostanza, e con questo concludo, mi piace ricordare la Fornace, perché proprio in questi giorni si sta completando l'allestimento interno, quindi una parte sarà dedicata, come era già in quelle che erano le direttive, le intenzioni dell'amministrazione comunale, a museo di archeologia industriale, e un'altra parte sarà completamente libera, però avrà tutti gli allestimenti necessari affinché i giovani artisti possano proporsi alla nostra collettività. Grazie. Grazie a lei. Ringraziamo quindi l'assessore alla cultura Francesco Crispino. Introduciamo subito gli artisti, diciamolo, perché insomma non sono soltanto promotori culturali, qui in rappresentanza dell'associazione Blow Up, ma sono anche un collettivo di artisti che insomma si sono adoperati per realizzare questo progetto, che è un progetto culturale, un progetto che mette insieme arte, cultura, ambiente, che è appunto Art Keys, l'ha detto il nostro Paolo Ianni, ispirato chiaramente al background culturale del nostro territorio, legato quindi alla dieta mediterranea e al suo sviluppo. Quindi è insieme una mostra, ma è anche un premio, stiamo parlando di un premio internazionale d'arte,
che mette insieme e che va, dove insomma vedremo al castello saranno in scena in mostra ben 70 opere divise per 6 categorie. Sì, quindi allora passo subito la parola a Michino Nadia che rappresenta l'associazione e poi insomma a venire gli altri artisti ci racconta qualcosina in più. Va bene. Allora innanzitutto buongiorno a tutti. Ci ha dato la possibilità di essere presenti qui questa giornata e mi presento, sono Nadia Michino appunto e faccio parte dell'associazione Blow Up che si sta occupando di questa manifestazione, il premio internazionale d'arte Art Keys, e qui con me ci sono Mariana Battipaglia, Mabel D'Amore e gli altri due artisti, nostri amici dell'associazione, il presidente Rudy Zoppi e Francesco Monaco, oggi non, purtroppo non sono presenti però ci seguiranno sicuramente. E parlo innanzitutto del collettivo Viola, che è il nostro collettivo d'arte. Tramite diciamo, questo collettivo noi stiamo cercando creare un nuovo circuito che possa valorizzare il territorio ma anche l'arte. Quindi vogliamo cercare di realizzare un premio internazionale, appunto un evento culturale che riesca a portare l'arte di un certo spessore, perché noi abbiamo, siamo stati insomma aiutati, supportati da una giuria di artisti di insomma anche loro molto quotati, no? Di spessore, esatto, che poi vi illustreremo. E quindi il nostro intento tramite questo premio è proprio di riuscire ad organizzare degli eventi artistici che possano essere sviluppati appunto nel Cilento, nel territorio cilentano che è quello dove noi abitiamo, e per noi insomma è meraviglioso perché abbiamo delle bellezze storiche, architettoniche, culturali, paesaggistiche che secondo me vanno valorizzate, e quindi cerchiamo di dare il nostro apporto anche insomma per questo obiettivo. Anche per attrarre no? Un turismo maggiormente legato, sì, pure no? All'esperienza artistica. Esatto, sì, infatti la nostra più grande soddisfazione sta nel fatto che tra gli artisti presenti molti sono internazionali e presenzieranno all'evento, quindi anzi sì, quindi il Cilento, Agropoli in questo caso, perché la prima edizione si terrà al Castello Angiolino Agropolite, e quindi artisti nazionali e internazionali verranno anche appunto come turisti ad Agropoli, quindi per noi insomma creare questo circuito quindi di collaborazione tra enti, strutture private, musei, comuni eccetera è importantissimo. Parlo infatti del nome di Art Keys. Abbiamo scelto questo nome innanzitutto perché Keys, come diceva anche il vicepresidente, è chiave, quindi è diciamo, riuscire a dare le chiavi dell'arte ad artisti che magari diciamo, non riescono, artisti soprattutto del territorio, che non riescono in modo diverso a farsi conoscere. Quindi è un'opportunità per gli artisti partecipando al premio appunto di farsi conoscere al pubblico. E poi la cosa fondamentale insomma è che anche Keys è stato dedicato, preso dal nome di Ansel Keys, il fondatore della dieta mediterranea, che appunto ha sviluppato, ideato la dieta mediterranea nel nostro territorio, nel Cilento, Pioppi. Infatti c'è un'ottima collaborazione anche con il Museo del Mare di Pioppi. E quindi il premio consisterà in 6 sezioni, quindi 70 artisti finalisti, però ne hanno aderiti 200, i quali verranno comunque avranno la possibilità di essere, diciamo, organizzare una mostra, organizzeremo una seconda edizione del premio, che è la Winter Edition, dando la possibilità a tutti gli artisti che non sono tra i finalisti comunque di esporre nel territorio agropolese. Quindi è ancora in fase di organizzazione questa Winter Edition, però probabilmente sarà appunto al Palazzo Civico delle Arti. Esatto. E quindi le sezioni sono pittura, scultura e installazione, video arte, fotografia, street art e illustrazione, quindi il castello verrà coinvolto nella sua totalità insomma, quindi non useremo soltanto le sale interne ma anche l'esterno con appunto gli street artist e le installazioni. E alcuni artisti faranno anche delle performance nella serata inaugurale. Infatti, quindi diamo l'appuntamento del 5 ottobre, sabato, si aprirà con un vernissage. Esatto, sì, il vernissage dalle 19 in poi.
E poi ci sarà la cerimonia, c'è anche un cerimonia di inaugurazione e premiazione e nella stessa giornata e appunto quindi queste insomma esibizioni di la questi, performance e poi ci sarà anche un momento, diciamo, un momento sì, dove anche le aziende del territorio saranno presenti e offriranno anche, diciamo, insomma, i loro sì, prodotti. Sì, questo è per riportarci appunto sul tema della dieta mediterranea, infatti abbiamo sì, invitato anche delle aziende locali a far conoscere a questi artisti, insomma, non del territorio, a far conoscere i loro prodotti, quindi i nostri prodotti occidentali, che insomma anche lì siamo abbastanza da dire, sì, esatto, all'avanguardia. E per quanto riguarda la giuria, ve le illustrerà Mabel D'Amore. E quindi diciamo per ogni categoria abbiamo, ci hanno supportato questi giurati che comunque sono anche loro insomma tra il top, infatti lei vi dirà insomma la mansione di ognuno e i nominativi. Prego. Allora, per quanto riguarda la giuria, che abbiamo, come stava dicendo Nadia, abbiamo avuto la fortuna di forti collaborazioni e di nomi anche molto importanti, tra cui troviamo Rosario Pinto, che è uno storico dell'arte e praticamente ha coniato un nuovo termine per definire la branca dell'astrattismo e ha lavorato su parti storiche dell'arte tra il 400 e il 500, quindi e, insomma, ha approfondito molto questo periodo. Sì, sì, come critico d'arte. Poi abbiamo Giulio Rincione, che è un illustratore, un fumettista e collabora con case editrici come la Sergio Bonelli Editore, la Shock Dome, l'edizione Inchiostro e Marsilio Editore e Acheron Books e inoltre è un docente di illustrazione di fumetto nella scuola di comics di Napoli. Abbiamo Alessandro Faiella che lavora come 3D artist e per produzioni pubblicitarie e ha collaborato a film anche importanti conosciuti come Zoolander 2 e Tutti i soldi del mondo. Poi abbiamo Mirko Pierri che lavora ed è un fondatore della DNA Project e praticamente il suo intento è quello di diffondere l'arte urbana. E abbiamo a questo proposito voglio dire che Mirko Pieri tramite la DNA Project ha già sviluppato un progetto ad Agropoli al liceo scientifico statale Alfonso Gatto facendo il murales sulla frontata, sì, cioè ha portato un artista internazionale come vita che è il top tra gli street artist. Chi conosce insomma l'ambiente sa che Pita è uno dei migliori. Quindi avere un'opera del genere qui sul territorio è molto importante. Quindi anche quello che già c'è va da valorizzare e poi deve essere spianata la strada per poter valorizzare quello che verrà sì, dopo. Infatti lui è stato molto contento di aiutarci in questo progetto, soprattutto per gli street artist. Va bene. Continuo. Sì. Abbiamo Daniele Cipri, che è un regista ed è un fotografo ed è uno dei migliori autori del panorama cinematografico italiano e è vincitore del David di Donatello la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sì, ha vinto un premio anche come contributo tecnico, miglior contributo tecnico. Enzo Cursaro, che è un pittore astratto di origine cilentana, le cui ultime opere affrontano i temi quali il mito, l'intreccio, la trama, i segni attinti alla sfera antropologica, e che ringraziamo perché è molto attivo sul nostro territorio nonostante sia di fama internazionale. E abbiamo ancora Rosita Taurone, che è una curatrice e critica d'arte, e assistente responsabile della galleria Artetra e Prince Art Gallery, sì, presente sul territorio cilentano grazie alla sua attività giornalistica. Andrea Campaiola, montatore aggiunto del film Premio Oscar della Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Giovanni Comunale, che è docente di fotografia presso la scuola Bauer di Milano. E Noemi Manna, che opera sul territorio come giornalista pubblicitaria, critico d'arte e per le manifestazioni culturali sul territorio. In più abbiamo Antonella Nigro,
che è critico d'arte e docente e tuttora svolge la sua attività di ricerca attraverso numerose pubblicazioni, convegni e presentazioni critiche di mostre personali e collettive in tutta Italia e all'estero. E infine Clarissa Baldassarri, che è una scultrice affermata, tuttora studente all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e che è presente su parecchi premi anche internazionali. Quindi. Ok, grazie. Diciamolo anche, il premio consiste in non soltanto una dotazione di denaro, ma l'abbiamo visto anche con delle residenze artiste, no? Qualcosa sì, anche in formule diverse che possono portare gli artisti, esatto, sul territorio, farli sì, rimanere, magari sì, diventare la loro culla, diciamo, ispirazionale o artistica, sì, no? Infatti, quindi tutto ritorna al concetto primario di collaborazione. Noi vogliamo proprio creare una collaborazione che non sia fine solamente al premio, ma abbia un seguito. Quindi non portare gli artisti qui nel territorio cilentano solamente per una settimana. Non serve a niente in realtà, se non per la fama del premio. Noi vogliamo proprio creare una rete di collaborazioni fra gli enti, i privati, le strutture e gli artisti stessi. Quindi noi indiremo non solamente i primi premi, che consisteranno quindi in una somma in denaro, ma anche premi secondari, che consisteranno in residenze d'artista e mostre personali. Ne approfitto quindi per ringraziare i comuni che ci hanno dato la possibilità di poter offrire ad artisti che poi saranno premiati il 5 ottobre queste residenze, tra quali il comune di Pollica, il comune di Rutino e lo stesso comune di Agropoli, che ci ha offerto tutta la collaborazione possibile. Non solo vogliamo creare collaborazione quindi con gli enti, ma anche con i privati, che saranno presenti, come già detto, alla serata dell'inaugurazione. Dopo le 20:30, che sarà l'orario in cui inizierà la cerimonia di premiazione, si svolgerà questo party all'esterno, in cui aziende prettamente del territorio ai visitatori e agli artisti stessi, in modo tale da far conoscere il territorio proprio a 360 gradi. E volevamo proprio approfittare per ringraziare gli sponsor che ci hanno offerto appunto questa degustazione, tra cui i Benedettini, che ci offrirà una degustazione dell'olio extravergine di oliva, che noi permetteremo di assaggiare nel suo gusto più puro, ovvero semplicemente su una fetta di pane tostato, proprio per avere in tutto e per tutto il sapore dell'olio, quello vero, casereccio, certo, insomma. Certo. Di uno dei prodotti più conosciuti del Cilento, ovvero la mozzarella di bufala, sì, ovviamente. Le lo so, per noi è ovvio, però sì, insomma. Sì. Delle non volte esiste non è un'altra mozzarella, è chiaro, non esiste. Inoltre ringraziamo le cantine dei Concilis, che è stata una delle poche cantine che ha voluto collaborare con noi, anche se in realtà noi abbiamo abbracciato questo concetto del zero rifiuti, insomma, quindi zero sprechi, niente plastica, e quindi molte aziende non gradiscono, esatto. Invece le cantine dei Concilis hanno deciso di arrivare a questo compromesso con noi, anche se non è stato semplice. Però hanno sposato l'iniziativa e quindi sarà presente anche il vino alla serata di inaugurazione. E ringraziamo anche Lady Zeppola, che ci offrirà appunto un momento dolce per concludere la serata. Quindi lo evidenziamo, un evento totalmente plastic free, sì, quindi chiaramente sostenibile. C'è anche il patrocinio di Legambiente, quindi esatto, impatto zero, quindi facciamo anche cultura dell'ambiente. Infatti, il monouso è stato offerto da un'azienda del territorio che si chiama Palucart, ci ha completamente offerto i suoi prodotti, proprio perché è un'azienda che sta cercando di puntare il più possibile sul biologico e sull'ecologico. Proprio per questo ho voluto abbracciare l'iniziativa e donarci totalmente tutti i prodotti che ci occorrevano.
anche per far conoscere il lato economico di questa parte del commercio e di prodotti disponibili. Perché molte volte la concezione è che se è biodegradabile costa molto, ma in realtà questo sarà un mito da sfatare ben presto. Ok, allora ricordiamo l'appuntamento. Sabato 5 ottobre al Castello Angioino Aragonese di Agropoli, dalle 19 c'è l'opening, seguirà quindi il premio. Volevo chiederti, in occasione del premio ci sarà anche dei rappresentanti della giuria, chi insomma... Sì, allora i giurati saranno diciamo quelli che riusciranno ad essere presenti. In effetti dalle 17.30 inizieranno la fase di votazione delle opere, perché abbiamo deciso che l'ultima fase, quindi quella si dove verranno decretati i finalisti, avverrà con le opere già allestite, in modo che insomma vedere dal vivo sicuramente esatto. Per chi riesce, insomma, faremo questo. Salve, buongiorno. Presidente. Benvenuto al presidente che ci ha raggiunti. Buongiorno, scusate, no? Senti, Lucio Alfil della Comunità. E io volevo approfittarne quindi per fare un po' di ringraziamenti, se posso. E vabbè, innanzitutto ringrazio la BCC dei Comuni Cilentani che ci ospita qui oggi, quindi anche il presidente Alfieri. La ringraziamo per averci dato questa possibilità e per averci supportato nel nostro progetto. E ringrazio Giovanni Pico, che è stato veramente molto molto disponibile. Grafica dell'artista Walter Molli, uno dei finalisti del premio, che purtroppo insomma, è venuto a mancare durante nei giorni insomma, dell'organizzazione del premio. E quindi a lui è dedicata questa stampa che è a tiratura limitata e si troverà all'interno del catalogo che distribuiremo poi nella giornata dell'inaugurazione. E quindi ringrazio tutti i presenti e insomma spero che potrete essere nostri ospiti di inaugurazione sabato 5 ottobre. La mostra resterà in scena fino al 13, quindi sarà visitabile fino al 13, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20, corretto.